Allora, eccoci qua col mister del Carbonia. Mister, un pareggio arrivato nel finale di una gara dei due volti, un primo tempo difficile per voi, poi un secondo tempo sicuramente in netta crescita, alla fine una magia sul finale per riprendere una gara e un punto importante comunque in casa della Nosei. Sì, un punto importante perché maturato, come detto, il primo tempo in sofferenza, non so per quale motivo, eravamo molto arrendevoli, eravamo molto pauliti, poi forse preso il gol, secondo tempo ci siamo un po' liberati, però non è stato un bel Carbonia, devo dire, essere sincero, oggi non sono molto contento, però dopo alla fine abbiamo preso un punto, ce lo prendiamo e ce lo portiamo a casa, insomma, non dobbiamo crescere ancora tanto tanto per poter fare un campionato in grande tranquillità e serenità. Mister, ci è parso soprattutto nel primo tempo un pochino di sofferenza sulla fascia sinistra, la Nosei è riuscita a spingere molto, è entrato molte volte in aria, poi invece nel secondo tempo siete un pochino riusciti a mettere a posto la fase difensiva su quella zona del campo. Sì, abbiamo preso su, lo sappiamo, a parte nostra sinistra, loro destra c'era Varela, però i ragazzi si sono disimpegnati bene, chiaramente ha speso tanto la Nosei nel primo tempo, ha speso molto a livello fisico, poi forse diciamo che oggi ci prendiamo il punto perché ci abbiamo avuto un pizzico di fortuna, quando pareggi al 90esimo su una punizione ben tirata, però insomma ti riprende anche un po' di fortuna, oggi ci ha riso, però io sono contento perché ci permette di lavorare bene, di continuare la nostra crescita, però è una crescita che deve essere molto molto costante. Ecco, ha detto di questa crescita costante, dopo il gol del pareggio comunque il Carbonia non ha rischiato ma anzi ha continuato a spingere alla ricerca del gol del 2-1, può essere comunque uno spunto importante anche per le prossime gare con queste possibili rimonte in caso di svantaggio? Assolutamente sì, fatto di carattere, non forse col gioco ma col carattere abbiamo rimontato e subito dopo nei 5 minuti di recupero abbiamo avuto una palla con Stivaletto e Sciaripoco, un'altra palla con Mastino e un tiro di Giuci che poteva anche fare un'altra lettura, questo che dimostra che quando poi in 5 minuti crei tre situazioni interessante, potevi far meglio nella restante partita che è stata fatta, però alla fine prendiamo il punto, ce lo teniamo stretto, insomma.